Ciao, allora, look super colorato. Questi sono dei colori che io amo moltissimo. Il viola, il rosa, il turchese, il verde. Quindi sono, niente, ho deciso di metterli tutti insieme. Cosa ho fatto di diverso in questo tutorial? Ho usato solamente un pennello, proprio perché volevo dimostrare che i pennelli assolutamente, io sono, credo che con i pennelli da trucco si possano fare delle cose fantastiche, danno la possibilità di, aiutano tantissimo, soprattutto per le persone che lavorano nel campo del make-up, non sono sempre fondamentali. E questo è proprio diretto, questo tutorial è diretto alle persone che magari mi mandano un messaggio e mi dicono: io ho solamente due pennelli, tre pennelli, come posso fare? Il fatto è che bisogna lavorare innanzitutto di fantasia, avere una manualità che non è una manualità nell'usare i pennelli, ma è proprio una manualità nel senso di usare le dita. Usare le dita per sfumare e ve lo farò vedere. E quindi è proprio per questo non volevo fare un trucco solamente con un pennello, un trucco semplice, tra virgolette. Ho deciso proprio di fare un trucco con tantissime sfumature e con tantissimi colori, proprio per farvi vedere che anche con un pennello si possono creare delle belle sfumature e usare tantissimi colori. Quindi, come sempre, spero che... Ho il mio computer è morto. Ho perso tutte le informazioni. Io ho fatto diversi video. Perché io, quando ho la possibilità, faccio più video e poi li carico, durante la settimana. Ho praticamente perso diversi filmati, tra cui... credo un tutorial, due tutorial in cui facevo vedere l'applicazione del Revlon HD e l'applicazione del full coverage. Poi finalmente li avevo fatti. E poi un altro video con una review della pupa. Quindi praticamente io adesso sto cercando di estrarre queste informazioni. Mi dispiace perché ho perso dei filmati che mi piacevano. Però insomma non fa niente, li rifarò. Allora, questo è il trucco e vediamo cosa ho combinato. Comincio applicando la base, e questo è il Lemonade by Benefit. Allora, dalla palette con i colori Shimmer 88 della Coastal Sands, ovviamente ricordatevi, è praticamente l'equivalente della Zoeva, per chi ha quella della Zoeva. Allora, questo è il primo verde. Come vedete, devo fare ogni volta un fiorettino, se no mi dimentico quale verde ho usato. Quindi questo è il primo colore che inizierò ad applicare. Il pennellino è questo della Sigma, l'SS214. Questo primo colore andrà angolo interno e lo sfumo verso il centro, comunque principalmente angolo interno. Anche sotto. Questo è il prossimo colore, questo blu turchese, e andrà accanto al verde e quindi al centro della palpebra mobile. Adesso passiamo a questo viola. Il viola andrà sull'angolo esterno. Cosa faccio dopo? Praticamente giro il pennellino e vado ad applicare questo viola nella piega.
tracciare questa linea. Adesso utilizzo le dita per sfumare leggermente. Avevo un po' di verde. Avrà avuto un po' di verde. Ma ti si vede qui. Comunque, basta fare così per sfumare il viola. Applico il viola anche sotto l'occhio. È ora del fucsia. Questo è il fucsia. Fucsia lo andrò ad applicare praticamente sopra il viola usando sempre lo stesso pennellino. Quindi cosa faccio? Quindi parto proprio qui dove ho lasciato il viola. Comincio di nuovo a tracciare questa linea, praticamente come ho detto, proprio sopra il viola. Ok, adesso con le dita vado di nuovo a sfumare questo fucsia. Riprendo il mio pennellino e prossimo colore sarà. Aspettate che ogni volta devo controllare. Il prossimo colore sarà questo qui. Però se ci mette pure il sole. Sarà questo, che è un beige rosato molto shimmer. E lo vado ad applicare arcata sopraccigliare. E scendo leggermente anche giù verso l'angolo interno. E anche questo mi aiuta sicuramente a sfumare il fucsia. Siccome mi sono accorta che non ho messo abbastanza blu, abbastanza viola, scusatemi, questo viola blu. Cosa faccio? Vado a riprendere il viola, è il viola, sì, decisamente, e vado di nuovo a riapplicarlo qui nella piega, in modo che appunto i due occhi siano uguali. Quando si hanno tutti questi colori, sicuramente è un problema fare un occhio e poi farne un altro perché ci sono talmente tanti colori, talmente tante sfumature che è un po' più complicato. Per me è complicato già ricordarmi quali colori ho usato. Eyeliner, questo è l'eyeliner della Revlon. Matita nera, la applico sia qui all'esterno che all'interno dell'occhio. Applico il mascara. Mentre aspetto che si asciughi il mascara, comincio a riempire le sopracciglia. Applico le ciglia finte. Come blush uso questo blush della Pupa che
che è il colore 03. Applico il mio highlighter, se riesco ad aprirlo. No, ecco. Il rossetto è questo rossetto nude della pupa, che è assomiglia un po' al freckle tone della MAC, nel senso che è un nude con questo sottotono un po' pesca. Allora, di nuovo, questo è il look finale. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!